Giorgio Ardisson, classe 1931, 45 film in 40 anni di carriera e oggi ospite d'onore di Piemonte Movie, festival del tutto piemontese che giunge alla sua 10ª edizione. Partiamo con una trilogia legata ad alcuni dei lavori di questo attore che siamo onorati di avere qui con noi, di riportarlo un po' nella sua Torino. Lui è partito da qua, poi è andato a Roma, ha fatto una grande carriera cinematografica negli anni 60 e 70 e ci fa molto piacere averlo qui con noi. Dicevo, questa sera il primo appuntamento, il secondo domani alle 16 alla FNAC di Via Roma, dove proietteremo un altro dei suoi capolavori, una spy story in questo caso, e poi ultimo appuntamento al Cineporto, che è la sede della Film Commission Torino Piemonte, sarà lunedì sera alle 20:30. E ci sarà anche Carlo Osino, che è ospite anche stasera, però insomma lunedì sera in modo particolare ci saranno alcuni lavori che George Ardisson ha fatto con Carlo negli anni passati. Io devo raccontarti una cosa che ancora non ti ho raccontato. La prima volta ti ho visto proprio in 35 mm in Zorro la Corte di Spagna, che è il film che proiettiamo adesso, e era un film che mi aveva affascinato. E perché faceva parte di quella schiera di film che purtroppo adesso in Italia non si producono più, no? Perché all'epoca c'erano produttori, registi, attori coraggiosi, cosa che adesso forse manca un po' o forse non si riesce più a fare. Tu che cosa ne pensi? Lui è pronto. Carlo, ciao. Cosa devo dire? Che a parte l'emozione, tu inizi per l'intervista. Io ho adibito per fare matrimoni, test, eccetera, dove c'era la bella Cristina e tutti gli amici, compreso Carlo Ausino. Ho detto tante cose che avete già sentito, adesso rischierei di ripetermi. Poi, con poca voce, meno male che ci sono molti tra i pochi spettatori, cioè ci sono i miei parenti. Direi con un filo di voce ma con una grande energia. Come vedete Giorgio è simpaticissimo, ha ancora una grande energia. Vi ringrazio tutti, speravo sinceramente che ci fosse più gente, però purtroppo, insomma, domani è lunedì, vi ricordo che appunto ci sono altri due appuntamenti. Domani alla FNAC proiettiamo Agente 363 Passaporto per l'Inferno, dove tu interpreti l'agente segreto, e in più ci sarà la presentazione di un libro sugli spy movie italiani. Ovviamente in questo libro è anche citato Giorgio e tutti anche gli altri attori che poi hanno interpretato dei ruoli importanti in questo filone. E poi lunedì appuntamento con Carlo Ausino, con il suo Nebunef, che finalmente è pronto, tutti che stiamo aspettando di vedere questo film da un sacco di anni. E niente, ringrazio tutti e ringrazio Giorgio, grazie mille. Zorro alla Corte di